Attenzione, Madonna, vostro padre potrebbe accorgersene. Reginella, quest'amore è tutta la mia vita. Il gesto lassù. Attento che non finisca l'acqua. Credo che faremo soldi a Venezia. Attentola. Con la commedia nuova. Su. Iste! Vengo subito, mamma! Chi lo sa? L'ho già chiamata, ma non arriva mai. Aspetta. Isle! Vengo, vengo, sono pronta! Isle! Eccomi! Isle! E sbrigati! Eccomi, sono qua, sono qua! Avanti, via, senta. È un'ora che aspettiamo. Speriamo. Ci siamo? Pronti voi altri? Sì. Allora molla. Ah, Venezia. Venezia. Da quanto tempo desideravo andare a Venezia? Io ci ho fatto l'altro carnevale. Il carnevale a Venezia apre tutte le borse. Pare che si preparino grandi cose. Per la grande festa in piazza San Marco verrà dato un premio alla ballerina che eseguirà la danza più caratteristica della serata. Il premio sarà di 3 zecchini d'oro. Hai sentito, Tisbe? 3 zecchini d'oro. Certamente li daranno a me. E perché dovrebbero darli proprio a te? Perché è la più bella? No, perché nessuno sa ballare come me. Questo crocifisso che tu mi hai regalato ci assisterà sempre. Prudenza, Rodolfo. Io temo per te. Ti possono scoprire. Qui non è più possibile vedersi. Che mi importa della vita? Io ti amo. Senza di te non posso vivere. Dio ci proteggerà. Madonna Caterina! Oh, devo lasciarti. A domenica, al solito posto. Aspetta da voi un atto di fede. Le varie fonti di informazioni riferiscono che a Padova l'audacia degli agitatori contro lo Stato aumenta ogni giorno di più.
Tale Nicolò Zen è stato arrestato per complotto contro la Repubblica e condannato dal Consiglio dei Dieci secondo l'articolo 16 dello Statuto. Quando il Tribunale avrà giudicato necessaria la morte di qualcuno, l'esecuzione non sarà mai pubblica. Il condannato verrà annegato nel canale orfano. Eseguite. Che fai? Hai bisogno d'aria? Ho bisogno d'aria pura. Non ne posso più. Questa vita non mi va. Il diavolo che si fa frate. Hai nostalgia della galera, eh? Forse. Stavo meglio in galera anziché qui a far l'assassino. Funzionari della giustizia. Siamo funzionari della giustizia. Siamo assassini. Non esagerare. Obbediamo agli ordini. Questo è il nostro mestiere. Io un giorno o l'altro vedrai. Che vuoi dire? Niente. Sarà meglio eseguire gli ordini del padrone. Sbrigati. E muoviti, ma che fai? La gente è già in attesa sulla banchina. Hanno avvistato la nostra barca da lontano. Metteremo la nostra pedana lì, su quel campo. Ma da questa parte però. Che meraviglia. La dote è segnata qui. I vostri diritti sulle cisterne di Venezia. Più il corredo nuziale. E quali contanti? 100.000 ducati. Il vostro voto in Senato per tutto quanto può favorire i miei interessi. Ah, questo non lo posso segnare. Ma... Però avete la mia parola. Per parte mia mettete i gioielli di casa Malivieri. Questi sono per te. Grazie, illustrissimo. Ma devi tener bene gli occhi aperti, signore. Questo giovanotto? Sì, qualche volta si è visto passare in gondola da queste parti. Ha mai parlato con Madonna Caterina? Che io sappia, no. Bene. Fa qualche serenata. Permettete, Madonna, che io vi presenti i miei omaggi. Madonna Caterina, voi potete sempre contare sulla mia devozione. Chi siete? Omodei, primo gentiluomo di Messer Angelo Malipieri, podestà di Padova, dove voi sarete regina. Non vi capisco. Capirete più tardi. Siamo d'accordo? D'accordo. Voi sapete che Caterina è la mia unica figlia. Essa è tutta. Mi raccomando, amatela. Sarà la regina di Padova. E avete parlato a vostra figlia di questo matrimonio?
Lo saprà quando verrà il momento. Chi comanda in questa casa sono io. Ma... mia figlia sa bene che è suo unico dovere obbedire. Ottimamente. E ora vorrei pregarvi... Dite pure. Desidero che da questo momento vostra figlia non esca di casa se non accompagnata da voi. È un desiderio giusto. Sarà fatto. Ecco mia figlia, guardatela. È veramente un fiore. Io parto per Padova. Sarò di ritorno per la festa in piazza San Marco. Benissimo, aspetteremo il vostro ritorno. Trovo molto strane le vostre parole. Permettete che io mi ritiro. Ecco mio padre. I miei omaggi, Madonna Caterina. Spero non vi dispiacerà di venire con me alla festa in piazza San Marco. Ciò che è gradito a mio padre è gradito anche a me.